Torna anche quest'anno il Festival Letteraltura. Quale sarà il percorso scelto per questa edizione 2020? Allora, quest'anno abbiamo scelto come tema il fuoco, inteso sia in senso proprio, quindi abbinandolo al tema più noto di letteratura, cioè le montagne. Si parlerà di vulcani, vicini nascosti o di vulcani più lontani, si vedranno fotografie di vulcani e poi si parlerà del fuoco anche in senso figurato, come passione, come intensità di interesse verso un aspetto dell'arte e dell'espressione umana, perché come negli altri anni ci occuperemo sia di letteratura, perché è un festival letterario, quello di letteratura, ma ci occuperemo anche appunto di fotografia, di teatro. Ci sarà, aspettando il festival, qualche proiezione di film. Insomma, vogliamo occuparci di diversi aspetti dell'espressione umana nelle varie espressioni artistiche. Ecco, il programma è già disponibile. Quali saranno gli ospiti di punta? Allora, il programma è già disponibile con un piccolo dépliant e poi lo faremo di nuovo conoscere in maniera più articolata attraverso il consueto libretto, però è già tutto definito nelle tematiche e negli appuntamenti. Tra gli ospiti inizieremo con Mario Tozzi, che è geologo, ricercatore del CNR, ma è noto soprattutto per diverse trasmissioni televisive di divulgazione scientifica, e lui, che è geologo, verrà a parlare dell'aspetto geologico, il fuoco sotto l'Italia in qualche modo. Poi avremo Franco Cardini, che torna a Verbania a parlare di aspetti medievali legati a alcune figure storiche, per esempio Giovanna d'Arco, che è legata al fuoco in maniera negativa. E poi avremo come conclusione racconti intorno al fuoco con alcuni narratori interessanti come Alessandra Casella e Bruno Gambarotta.